Buongiorno, oggi è sabato 12 e siamo a metà calendario. Apriamo subito. Ieri praticamente non ci siamo visti, ma credo che metterò insieme gli altri vlog e poi farò quello del sabato e della domenica perché mi sa che siamo andati un po' per le lunghe. Allora, qui abbiamo di nuovo una Christmas cookie. O almeno aspetta che rileggo il nome, che non mi dico una cavolata. No, è giusta la Christmas cookie. Vai tu con la birra, amore mio. Dodici. Imbriagone la mia vita. No, scherzo. Non ne abbiamo bevute neanche la metà di quelli che abbiamo aperto fino adesso. Ecco, un'altra era una cosa. E rompi qui. Aspetta. Tanto mica lo puoi riutilizzare questo. Ecco qui. Questa è della Collesi. Collesi, Blanche, birra metodo artigianale, anche questa. Con la bottiglia Sibyl Spumantino. spumantino. L'altra comunque di questo marchio Allora sono qui tre marchi. era buona, esatto, sono tre per il Sono momento. tre marchi che fanno queste birre. Poi vado io con questo. Il 12 è qui. Una cosina piccola. Wow, questo mi piace. È un rossetto liquido di Illa Masca, stavo leggendo, che è il Loaded Lip Polish Brilliant Averb Rogue. Vabbè, non so, comunque lo proveremo insieme, è un bel nude. Potrei metterlo anche oggi, ma non ho messo neanche il mascara, quindi non ha senso. Non ha proprio senso. E ora andiamo col calendario dell'avvento di Ikea. Ok, questo è il mio. Questo è mio. Il numero 12, madonna, sono bagnato, amore. Vediamo se in fondo. Per sbaglio. 22, spero non sia andato. Il 12, No, mi ha eccolo qua. lasciato. No, mi si sta sbregando tutto. Oh, Aiuto. questo mi piace. Quello qual è? Bastoncino e Ah, marzapane. questo era buono, sì, questo sì, era proprio buono. Bene, anche per oggi la messa è finita, andate in pace e ci rivediamo alla prossima. Buonasera, siamo rientrati a casa finalmente e siamo stati praticamente tutto il giorno dai miei suoceri e non abbiamo fatto niente di che, quindi non ho vloggato, non vi ho fatto vedere nulla. E cosa volevo dirvi? Niente, che cosa vi volevo dire? Vabbè, lasciate stare l'italiano come al solito. Siamo dovuti passare al negozio di animali perché Merlino ha completamente tranciato il guinzaglio, sì, che aveva prima e quindi siamo dovuti andarne a prendere un altro perché quello vecchio comunque è mezzo mangiucchiato, quindi non ci fidiamo se dobbiamo fare passeggiate o cose così, e cosa che speriamo di fare domani, sperando che sia una giornata come oggi. Mi sono mangiata le mani perché se domani non è così. Gne. Ecco, vabbè. Comunque, nulla, siamo passati lì un attimo. È sceso solo Roberto, prima di tutto perché c'era parecchia gente e soprattutto perché lui non avevamo il guinzaglio per l'appunto. Quindi avevamo solo una corda che abbiamo arraffato a casa dei suoceri per portarlo in macchina, insomma, ecco, vabbè, lasciamo stare. Comunque, non so se ve l'avevo già detto, ma mio suocero è tornato a casa, quindi insomma, non è completamente autonomo, ha bisogno di assistenza e quant'altro. Ovviamente abbiamo già fatto tutto, abbiamo già trovato tutto, però è a casa, quindi è già qualcosa. E nulla. Robby poi si è fermato un secondo a prendermi delle suolette dai cinesi, che sono gli unici aperti, perché se domani è bel tempo volevamo andare sulla neve, solo che Merlino mi ha mangiato le suolette del mio Timberland e quindi mi servono le suolette nuove. Io ogni volta mi dimentico su per la settimana di andarmele a prendere alla Decathlon così, e adesso tornando indietro, poi vi devo dire la verità, cioè quando piove, così settimane che piove, non è che ti viene proprio voglia di dire aspetta che esco a prendermi le suolette perché se riusciamo a farci una passeggiata dove andiamo con la pioggia? E invece insomma se domani come ho, e se, sarà una giornata come quella di oggi andiamo e come. Basta, io qua ho provato una cosa
e ve la farò vedere più avanti. Prima la voglio provare anche proprio post shampoo, quindi con i capelli proprio bagnati bagnati. Voglio vedere come va, però devo dire che al momento sono soddisfatta. E nulla, ragazzuoli, questo è quanto. Non ho nulla da aggiungere. Allora, mi sono tirata su un attimo i capelli e volevo dirvi due cose. Una, la marca delle solette è questa, le ho provate, sono meravigliose. 5 euro di solette, direi più che ottimo. E due, ho detto che Robby è andato dai cinesi. Io spero non risulti offensivo. Cioè, io mi sono fatta un attimo questa domanda adesso, mettendo via la carta delle suole e tutto. E tu, ho detto che Robby è andato dai cinesi. Non lo so, qualcuno mi dice qua sotto se è offensivo, se risulta offensivo. Cioè, non credo, io non volevo offendere. Volevo solo dire che Roberto è andato in uno di quei negozi gestito da cinesi. E tutti lo chiamiamo dai cinesi. Però ditemelo se è offensivo, vi prego, perché non voglio risultare offensivo. C'è stata una volta, ancora quasi all'inizio del canale, che ero abbronzatissima per i miei standard e ho detto una cosa che effettivamente non andava detta, ma io l'ho detta ovviamente sopra pensiero e assolutamente in buona fede. E da quella volta lì ogni volta mi faccio due domande. Se offendo qualcuno. Quindi nulla, ditemelo davvero col cuore. Buongiorno e buona domenica 13 dicembre. Oggi, come potete notare, c'è un sole che spacca le pietre, quindi sono super contenta. E adesso facciamo le prese elettriche. Sì, vabbè. Spacca le pietre, ma non fa caldo, ovviamente siamo comunque in dicembre, ci sono 7 gradi, ma va tutto bene, ci mancherebbe anche altro. Io sono già contenta che ci sia il sole. Adesso ce ne stiamo andando in montagna, e stiamo andando in teoria dove c'è la neve, ma non prometto nulla. Io mi sono truccata con un paio di cosine nuove che ho trovato nel calendario dell'avvento, tra cui anche il rossetto, ma come potete notare è un rossetto morbidissimo, stile gloss, ma non un gloss, non ve lo so spiegare, comunque super morbido, e quindi è stata una scelta veramente veramente azzardata e molto triste, perché sicuramente mi si attaccherà tutto e la mascherina sarà uno schifo dopo, ma non importa. Detto ciò, cos'altro è che vi volevo aggiungere? Nulla, questo. Tu volevi aggiungere qualcosa? Dove stiamo andando? Dai, come si chiama il posto? Passo Cereda, Che sopra Fiera di Primiero. è? Che è? Là? Grazie, dov'è? Che provincia è Fiera di Primiero? Boh, non mi ricordo. Vabbè, comunque, qua su in montagna. Dopo, in caso, vi darò qualche informazione in più. Sperando che sia un bel posto perché l'ha scelto lui, quindi ho i miei dubbi. Siamo arrivati in quel di Fiera di Primiero, che tra parentesi in Trentino siamo due ignoranti. E sì che io sono venuta tante di quelle volte qua con i miei quando ero più piccola. Vabbè, è che è abbastanza vicino e quindi non ti immagini che sia già in Trentino, però vabbè, tutto a posto. Adesso ci facciamo una passeggiatina per il centro e così dopo mangiamo perché sono già le 11:30 e dopo andiamo a farci una passeggiata un po' più su. Qua c'è un pochino di neve, vediamo se ne troviamo un po' di più. Quando le aree giochi sono no belle di più. Guardate che belle. Questo è già più normale. Questa è proprio bella, bella, bella.
Dai, guardate qua, è bellissimo. Cioè, questo perfino è un trattore. È uno scivolo trattore. Siamo qui, in questo posto, vicino alla chiesa del centro. E ci hanno messo nella saletta giù per via di Merlino, ma vi devo dire che io apprezzo molto di più, c'è molta tranquillità, meno gente ed è proprio coccola, carinissima, bella bella, mi piace. Abbiamo preso un antipasto di salumi locali, ragù di cervo e canedro. Guardate che bellezza! Siamo arrivati a Passo Cereda. Non so se vi rendete conto di quanta neve c'è. Bellezza! Tornando indietro, ci siamo fermati un attimo qui, non ho ben idea di dove sia, dopo se trovo il posto che qua adesso non prende, comunque facciamo giusto altri due passi perché adesso fa veramente freddo. Siamo fermati a vedere se riuscivamo a goderci un pelo il tramonto, anche se da qua giù è difficile. Siamo lì! E facciamo fare l'ultima corsetta anche a lui e dopo si va a casa. Adesso mi ricordo che ore sono, vediamo se riesco a dirvelo, che anche l'orologio sono quasi le 4 e basta, questo è quanto. Cioè, qua vicino non so se sentite, qua c'è un piccolo ruscellino, ma qua vicino c'è proprio un torrente, sentite? Ragazzuoli, è successa una cosa, mi sono spaventata da morire, a parte che ho dovuto togliere tutta la base sotto gli occhi, ma questo ancora praticamente a pranzo, fortuna che nelle foto non si nota. Praticamente siamo arrivati lassù e volevo fare una foto a me e a Roberto intera, perché su Instagram le vedete sempre così a mezzo busto come un selfie, perché d'altronde siamo io e lui, lui ed io. È un po' difficile farle intere, il cavalletto non me lo porto quando devo andare a camminare perché mi manca anche il cavalletto, e quindi ho provato ad appoggiarlo un attimo sulla, si vede, sulla questa cosa qua che non mi viene come si chiama, sul traliccio, e niente, è scivolato e praticamente i primi 20 centimetri buoni di neve sono freschissimi, quindi è proprio andato giù dritto. E io continuavo a scavare e non riuscivo a prenderlo, per fortuna Roby ci è riuscito. Io avevo già detto addio al cellulare e a tutti i miei ricordi perché non ho più fatto il backup da brava intelligente, infatti domani non ho tempo, martedì neanche, ma mercoledì farò il backup prima di rischiare di perdere tutto come è successo con l'altro telefono, che ero convinta di averlo fatto, invece non l'ho fatto, e quindi ho perso tutte le foto di New York, Washington e chi più ne ha più ne metta, comunque non importa, vabbè. E niente, questa è la giusta punizione di noi
vanitosi che vogliamo farci le foto, no? Ecco, va bene, basta. Io vi saluto qui. Ah, no, oggi c'è. Dobbiamo ancora aprire le caselle del calendario dell'avvento. Niente. E allora vi saluto qui per la montagna, ma ci vediamo dopo. Ciao. Buonasera. Manca questa cosa della giornata e poi veramente chiudiamo. Io sono stanchissima e sfattissima. Spero che da lontano non si veda. Nel frattempo che ciaccolo, cerco il 3 di qui, che ovviamente lo trovo. Eccolo qui, vediamo cosa c'è. Dopo il 12. No, il 12 era qua sotto, qua. Oggi dopo il 12. Oh, una... Ah beh, non è diversa, in realtà l'abbiamo già trovata la cannella. Sì, è cannella, credo almeno. Ah no, questa no. Qui, infatti sembrava di no. È vaniglia French toast, una di quelle nuove di questo inverno. Bellina, bellina, non male come, profumo e anche come colore, esatto, non è male. Perché lì per lì stavo per dire cannella, ma in realtà poi... Oggi è il 13. Oggi è il 13, amore, sì. Sempre granda. Questa è scura. Questa è proprio scura. Sì, una russa bella. Eh beh, ma si vede già dalla bottiglia che è molto più scura. Double style ale. Abbiamo bevuto quella arancina. Che bella anche il pack. Stasera è veramente un sacco buono, anche quella molto più semplice delle altre, ma veramente merita, veramente veramente. Poi qui il numero 13 è qua sotto, è una casellina piccola e lunga. Che cos'è? Una mascherina. Ah sì, è di quella di seta, che bello. È che io non le uso, ma dovrei usarle perché effettivamente vai a rovinare meno le ciglia andando a sfregare sulla federa. Chissà se ci riuscirò mai a dormire con questo. Ah, sono quelle in seta, queste. Bene, bene, bene. Per quanto riguarda... Questo è tuo. Per quanto riguarda IKEA. IKEA numero 13. Questo sembra proprio buono. Fallo vedere bene. Esatto, quello lì è il bastoncino bianco con mandorlo e cocco. Questo deve essere davvero buono. Ti piace? La mia opinione la scoprirete su Instagram. Detto ciò, ragazzuoli, io vi saluto. Veramente sono stufissima, bagnatissima in ogni poro della mia pelle. Quindi vado in doccia, faccio una bella doccia calda, shampoo, phon e ci vediamo domani, anzi con un altro video la prossima settimana. Ciao!